Buonasera a tutti, riprendiamo la nostra trasmissione con Carmelo Barbagallo, siciliano di Termini Imerese, segretario generale della UIL dallo scorso 21 novembre. Un ruolo difficile e significativo in un momento davvero probante, davvero difficile per il mondo del lavoro, per l'economia in generale in Italia. Ecco, a Caltagirone Carmelo Barbagallo per il convegno su Italo Viglianesi, padre della UIL. Ecco, qual è innanzitutto il significato di questa presenza? Per ricordare il nostro primo segretario generale della UIL, che è nato a Caltagirone, Italo Viglianesi, a 65 anni della vita della UIL. Ho avuto modo di verificare in un nostro manifesto del 1950 come i temi siano ancora tutti attuali. C'è il problema della crescita dell'occupazione, c'è il problema della capacità di progredire come società nel mondo del lavoro e c'è il problema di avere legalità e rispetto delle istituzioni senza essere appiattiti con i partiti e con i governi di volta in volta. Quindi un tema assolutamente attuale. Io l'ho ripreso per intero perché io continuo a dire che io voglio fare sindacalista. Non voglio confondere le rivendicazioni sindacali con le rivendicazioni delle opposizioni politiche, così come non voglio confondere le rivendicazioni sindacali con le acquiescenze al potere politico di governo. Ecco, a proposito di questa del ruolo e del rapporto eventuale appunto fra sindacato, mondo del lavoro e politica e ruolo dei partiti. Lei sin dall'inizio si è caratterizzato, sin dall'inizio del suo mandato si è caratterizzato per un ruolo di aspra, a volte anche aspra critica nei confronti dell'attuale governo nazionale, al punto che qualcuno, cito per esempio Di Vico sul Corriere della Sera, se non ricordo male, ha parlato di l'ha accusata, ecco, di aver spostato la UIL talmente a sinistra da non darle più campo. Ecco, come risponde a questa accusa? Ho già risposto in maniera efficace, penso, perché non solo noi abbiamo campo, abbiamo una prateria davanti e i risultati delle elezioni dell'RSU, del pubblico impiego e anche quelli dei settori privati ultimamente, ci danno spesso come prima o seconda organizzazione. Quindi il problema non è spostarsi a sinistra, a parte che un sindacato dovrebbe essere sinistra sociale di qualsiasi formazione politica, ma il problema è di rivendicare nell'interesse dei lavoratori, dei pensionati e dei giovani in cerca di lavoro. E quando io, prima di indire lo sciopero generale, avevo chiesto al governo e a Renzi ci stupisca, ci dia un segno o una scusa per non fare lo sciopero, non abbiamo avuto risposte e un sindacalista, quando non ha risposte alle rivendicazioni, la prima volta bussa in maniera elegante, magari, la seconda volta in maniera insistente, la terza volta dà un calcio alla porta per farla aprire, perché altrimenti il paese non progredisce. E proprio dalla Sicilia mi riferisco a quanto da lei dichiarato stamane durante la visita al municipio di Catania, al sindaco Enzo Bianco, proprio dalla Sicilia lei rilancia con alcune parole e con alcuni toni forti, invitando Renzi ad andare a scuola da Obama e non dalla Merkel. Ecco, che cosa significa? Significa intanto che questo governo, ma devo dire anche quelli che lo hanno preceduto, quindi non voglio fare torto a nessuno, da molto tempo nella rubrica e nell'agenda dei governi il Mezzogiorno è scomparso. Anzi, questo è stato ancora più, diciamo, grave l'atteggiamento perché ha distolto 3 miliardi e 600 milioni di euro dagli investimenti per il Mezzogiorno per darli alla decontribuzione per le cosiddette assunzioni a tutela crescente. Per noi sono a tutela calante perché, come diceva Renzi, non voleva più lavoratori di serie A e serie B, li ha portati tutti in serie C, quindi ha fatto una unificazione al ribasso. Ma dico va a scuola da Obama che è meglio che andare dalla Merkel perché Obama sta investendo 1.000 miliardi di dollari l'anno da 6 anni e ne investirà altri 4.000 nei prossimi 4 anni. Noi
Noi nei prossimi 3 anni dovremmo, secondo il piano Juncker, investire 105 miliardi all'anno, 105 miliardi di cui 2/3, me l'ha detto e l'ha dovuto confermare Katainen, che è vice della Commissione Juncker, che sono fatti in maniera virtuale, perché 2/3 di quei soldi sono basati su un moltiplicatore che la Banca Europea dice che non esiste, da 1 a 15. Cioè, nel senso che se le moltiplicavano per 25 diventano di più miliardi, ma i miliardi non ci sono. E allora, fra un governo americano che è arrivato ad avere il 3,1% in più di PIL nell'anno scorso e noi che siamo a zero, se non ci mettiamo i miliardi per fare investimenti pubblici e privati, Visco lo ha detto già un sacco di volte ma nessuno ne dà conto, e se non fosse stato per Draghi, che avesse dato un poco di liquidità, saremmo ancora peggio. Ebbene, noi siamo ad aspettare che il governo italiano vada a scuola da Obama per fare investimenti per infrastrutture, innovazione, tecnologia, ricerca e cultura, perché anche di cultura si vive. E se poi pensiamo che siamo in un'isola dove abbiamo circa il 50% dei beni culturali del paese, e il paese ha il 60% del bene culturale dell'Europa, dovremmo vivere un po' di più di cultura. Invece questo non succede, perché mancano le infrastrutture, manca l'innovazione, manca la ricerca, manca tutto ciò che serve per un paese progredito. Ma aumenta invece la criminalità organizzata, aumenta la corruzione, aumenta la capacità di, diciamo, non pagare le tasse come si dovrebbero. 60 miliardi di corruzione, 130 miliardi di evasione fiscale, e abbiamo il problema di dove si prendono 10 miliardi per fare il DEF. A proposito di DEF, nella nuova versione, nella sua nuovissima versione, il documento di economia e finanza, che riduce da 51 a 25, se non sbaglio, gli interventi infrastrutturali, comunque riserva una certa attenzione alla Sicilia, se non ricordo male, a un paio di interventi infrastrutturali. Sono, ecco, la 19 Agrigento-Caltanissetta e un tratto della Palermo-Messina-Catania, Bicocca-Raddusa. Ecco, sono troppo pochi o sono già un primo passo, secondo Carmelo Barbagallo? Bisogna sempre vedere il bicchiere mezzo pieno, va bene, sono qualcosa. Ma se poi ci aggiungiamo che in Sicilia non si spende ancora il 49% delle risorse europee per le opere che sono finanziate a livello europeo, questo è criminale. Io ho proposto al governo centrale che invece di dibattere con me se quanti sono, se sono il 49 o il 48,6%, come ha fatto il sottosegretario Del Rio, oggi ministro alle infrastrutture, anzi speriamo che se ne occupi, di commissariare tutte le strutture. Gli ho detto pure stamattina ad Enzo Bianco, che sta cercando di recuperare un po' di soldi europei perché non c'erano i progetti approvati. È criminale non spendere tutte le risorse europee che abbiamo. Ci sono in Spagna e in Portogallo due grandi opere che sono state realizzate, hanno scritto nelle loro targhe di ricordo: opera realizzata con i soldi che sono ritornati dall'Italia, oltre al danno la beffa. E allora, se vogliamo, siccome la possibilità di crescita nel Mezzogiorno c'è, se solo cominciamo a ripensare come il Mezzogiorno si deve riscattare dalla criminalità e poter fare le azioni di sviluppo del territorio e delle infrastrutture che servono, anche per quanto riguarda lo stesso settore agroalimentare. Io sono andato sia a Milano alla Bicocca della Pirelli e sia a Firenze a Palazzo Vecchio a seguire l'avvio dell'Expo nel settore agroalimentare. Ebbene, questo è un settore dove noi esportiamo in maniera significativa, però ancora abbiamo lavoro nero, caporalato nel Mezzogiorno, abbiamo la non tracciabilità di alcuni prodotti, tant'è che ho dovuto dire anche stamattina che spesso a Roma mangio pomodorini di Pechino piuttosto che quelli di Pachino. Quindi appare sempre più attuale, nonostante siano passati decenni da quando fu posta per la prima volta nella sua interezza, la questione meridionale.
Non c'è, ecco, vedi, forse il fatto di definirla sempre una questione è una questione del paese. Partire dal meridione, dal mezzogiorno, perché c'è l'unica possibilità di crescita reale rispetto al centro-nord, se non diventa una questione nazionale. Ma oggi il sindaco Bianco diceva, prima nei documenti c'erano tre righe che parlavano del mezzogiorno, della questione meridionale, adesso non ci sono pure più nemmeno quelli, e per fare spending review risparmiano anche sull'inchiostro e sulla carta. Ma il problema del mezzogiorno è un problema del paese, per il paese, e per far progredire tutto il lavoro nella legalità. Stamattina in quel di Catania il segretario Barbagallo ha parlato, mutuando quella che era l'antica, diciamo, il modo tradizionale di definire Catania, quale la Milano del Sud, ha parlato invece di Milano quale Catania del Nord. Ecco, che significa? Che significa che il degrado, l'invasione della criminalità organizzata anche al nord, sta portando al ribasso le condizioni di vita dei lavoratori, dei cittadini, dei giovani. Noi esportiamo cervelli. Per avere un ricercatore, la collettività e le famiglie si fanno carico di 800.000 euro. Dopodiché prendono la valigia, che non è più di cartone, ma non ha importanza, e partono per andare a lavorare per la concorrenza estera, dopo che noi li abbiamo formati. Anche questo è criminale. Una partita nella partita è quella che si gioca sul pubblico impiego, che vede i propri contratti bloccati da 6 anni. Ecco, quale l'iniziativa del sindacato, quale la rivendicazione del sindacato? Io ho sostenuto che 2015 è l'anno dei contratti. Abbiamo già realizzato il contratto dei bancari e il contratto del commercio. Quello del commercio, dopo 2 contratti fatti in modo separato, finalmente unitario. Noi dobbiamo ridare potere d'acquisto ai lavoratori e ai pensionati, altrimenti ripresa economica nel paese non ce n'è. Non si fanno posti di lavoro per decreto, bisogna ridare potere d'acquisto, perché il 75% delle aziende italiane lavorano per il mercato interno, e se i lavoratori e i pensionati non hanno i soldi per comprare le merci che noi stessi produciamo per noi, non c'è speranza. Prima si riempiono i magazzini, ma poi alla fine si fallisce, si chiude. Non possiamo aspettare che ancora si perdino aziende e posti di lavoro. Oggi ci sono alcune riforme che non costerebbero niente. 153.000 leggi in questo paese. Non c'è paese europeo che superi i 30.000. Ma perché 153.000 leggi, e perché ogni legge promulgata c'è una circolare interpretativa della legge che un burocrate politico si appresta a mandare? Perché così si cambia la legge e si dà possibilità a avvocati e giudici di disquisire. 37.000 stazioni appaltanti con appalti a massimo ribasso. Lì si cela i 60 miliardi di corruzione di questo paese. Gli chiediamo di fare riforme che non costano, diminuire le leggi, diminuire le stazioni appaltanti. Oggi in Italia fare impresa è un'impresa, 28 passaggi, quando va bene 28 mesi. Quindi una delle strade è sicuramente quella della semplificazione. Dopodiché il peggior datore di lavoro è lo Stato, perché da 2 contratti non rinnova il contratto del pubblico impiego. Abbiamo fatto l'elezione dell'RSU, la UIL ha vinto le elezioni in tutti i settori e in tutte le latitudini. Significa che i lavoratori che sono andati a votare all'85-90% degli aventi diritto, cosa che la politica si sogna di questi tempi, della partecipazione al voto in questo modo, noi siamo lì pronti con loro ad affrontare una stagione contrattuale che deve essere fatta a partire dal pubblico impiego e per continuare nel settore privato, e dare gli 80 euro che erano stati promessi ma non mantenuti ai pensionati, che sono il vero ammortizzatore sociale di questo paese, perché in ogni famiglia dove c'è un cassa integrato, un disoccupato, un esodato o un giovane in cerca di lavoro, c'è un nonno o una nonna che sopperiscono al sistema sociale. In tutto questo, in questo quadro davvero drammatico che caratterizza l'Italia, Renzi ha incassato comunque la pace fatta con i comuni. Cosa ne pensa?
Io spero che sia una pace vera, perché Renzi è molto bravo. Io, quando lui si è insediato, ho capito subito che deve avere, diciamo, nel DNA qualche gene meridionale, perché sa fare benissimo e canta storie e gioco delle tre carte. Spero che non sia questo il caso, e che in effetti si evitino quei tagli lineari anche nei comuni, perché ci sono comuni virtuosi che hanno bisogno di fare investimenti, da dove può riprendere anche l'attività produttiva e quindi l'occupazione, e ci sono comuni che non sono virtuosi, ma che dovrebbero essere commissariati almeno nella spesa europea per cercare di portare avanti le infrastrutture. Ecco, qual è quindi la ricetta della UIL per rilanciare, brevemente ovviamente, per rilanciare economia e lavoro? Investimenti pubblici e privati. Bisogna far ripartire gli investimenti, bisogna fare in modo che si riprenda l'economia attraverso il potere d'acquisto dei lavoratori e dei pensionati. Abbiamo perso 9 punti di PIL come capacità di spesa dei lavoratori e dei pensionati. E allora, se non si ridà potere d'acquisto ai lavoratori e ai pensionati, non c'è sviluppo che tenga, non c'è decreto che possa permettere di fare avanzare il paese. Eppure il governo rivendica alcuni significativi risultati in termini anche di nuova occupazione raggiunti in questo avvio di 2015. Cosa risponde? I dati che oggi ha messo fuori l'INPS dicono che nei 2 mesi di gennaio e febbraio, rispetto ai 2 mesi di gennaio e febbraio del 2013, il saldo positivo dell'occupazione è di 13 occupati in più sui 900 e rotte mila assunzioni che si fanno in ogni biennio. Quindi, insomma, secondo il segretario Io della ho UIL non. definito che in questa fase, quando avremo i dati più certi, ne parleremo, perché bisogna avere dati disaggregati, capiremo meglio quello che sta succedendo, ma fino ad ora è il riciclaggio di posti di lavoro. Quindi a oggi. Trasformazione di qualche posto di lavoro da precario in futuro precario, perché il cosiddetto lavoro a tutela crescente non è altro che un rinvio a quando elimineranno le prebende che hanno deciso di dare agli imprenditori come sgravi fiscali e come decontribuzione. Il rischio che si correrà è che ci può essere questa trasformazione ora, ma che poi, quando finiscono gli sgravi, di riperdere i posti di lavoro. Bisogna ridurre le tasse sul lavoro in maniera definitiva, determinante. Abbiamo le tasse più alte di tutta l'Europa sul lavoro. Quando finiamo di fare queste cose? Prima di chiudere, uno sguardo alla Sicilia, non potremmo non farlo, tra l'altro, data lo status di siciliano doc di Carmelo Barbagallo. Ecco, e delle ultime ore la notizia della chiusura del maxibuco in bilancio regionale, quindi del fatto che pare sia stata trovata la quadra e che quindi, insomma, in materia di bilancio le acque dovrebbero essere meno burrascose. Ecco, si tratta di una notizia che significa governo crocetta con respiro meno corto. Ecco, qual è il suo punto di vista? Intanto bisogna dire che purtroppo in Sicilia l'autonomia è stata utilizzata sempre male. Bisognerebbe ricominciare seriamente a vedere le eccellenze che ci sono in Sicilia. Ci sono anche a Catania delle attività manufatturiere di eccellenza, e anche dal punto di vista dell'agroalimentare. Bisogna investire nelle infrastrutture, bisogna ridurre i costi dei trasporti, bisogna avere un credito più vicino alle imprese. Oggi fare impresa in Italia è un'impresa perché la burocrazia non gli dà nessuno spazio. E allora, se vogliamo far ritornare Catania alla Milano del Sud e fare da ponte per la ripresa economica anche di tutta la Sicilia e volano bisogna concentrarsi e fare gli investimenti giusti nelle opere che servono per la ripresa economica e produttiva della nostra regione e delle nostre città meridionali. E sulla situazione siciliana? Io non lo so, noi abbiamo sempre questa cattiva abitudine: appena si forma un governo già si pensa come metterlo in crisi.
La stabilità dice un'altra cosa, bisogna trovare le risorse, bisogna fare in modo che non ci siano i burocrati che poi governano i governi della nostra isola. Grazie, grazie a Carmelo Barbagallo, segretario generale della UIL, ospite di questa nostra trasmissione, in occasione appunto della sua presenza a Caltagirone per il convegno su Italo-Viglianesi, anche lui Giancalatino Doc, padre fondatore della UIL. Grazie a tutti e buonasera, al prossimo segmento. Grazie a voi.